Domenica nel canale principale Shinnagagiri ho portato un video dove terrorizzo mia mamma con un Alfa 75 Turbo. Quando sono andato a prenderla, il proprietario mi ha raccontato diversi aneddoti su questa macchina. Come al solito io cerco di riprendere tutto quello che mi capita, e dato che sono rimasto molto affascinato da questo racconto, ho pensato che un video molto tecnico potrebbe piacere anche ad alcuni di voi. Le riprese non sono fantastiche perché, per l'appunto, stavo riprendendo solo per catturare l'audio, nel caso in cui mi sarebbe servito un cenno teorico nel video principale. In questo video ci sarà il proprietario, di quale vi lascio qui sotto il suo profilo Instagram, se volete andare a seguire lui e la sua passione per le Alfa 75, il quale ci racconta delle nozioni sull'Alfa in generale, ma anche sulle modifiche apportate sulla macchina. Se non ve ne frega niente di motori, probabilmente questo video potrebbe annoiarvi. Per tutti gli altri, con un commento fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questa tipologia di video così tecnici, che se dovessi avere un riscontro positivo potrei fare una serie su tutte le Alfa che ha questo personaggio, che posso assicurarvi che sono davvero tante. Ma partiamo con il video. Qui è quando sono andato a ritirare l'Alfa. Il proprietario l'aveva appena tirata fuori dal garage. Quella in questione è un Alfa Romeo 75 Turbo, macchina prodotta dall'85 fino al 93, ed è quella che viene chiamata, secondo gli alfisti, l'ultima vera Alfa Romeo, dato che con la versione successiva, ovvero la 155, viene definitivamente lasciata la trazione posteriore. Originalmente la 75 Turbo prima edizione esce con 155 cavalli. La versione che ho provato io è stata acquistata per restaurarla. È stata sistemata gran parte della parte meccanica. Più avanti vedremo la sua trasformazione. Presenta varie modifiche che poi ci spiegherà, sia per renderla più potente che efficiente. È una macchina priva di ogni sistema di sicurezza a cui siamo abituati ora. Ha veramente pochissime cose elettroniche. Non ha airbag, non ha servosterzo, non ha controllo trazione, non ha niente. Appena arrivato ha aperto il motore e da qui partono le chicche. Cercherò di far parlare lui il più possibile, ma nelle parti dove non si capisce molto cercherò di intervenire. Qui mi sta spiegando la peculiarità di questa macchina, ovvero che sotto i sedili dei passeggeri posteriori si trova in ordine la frizione, il cambio, fino ad arrivare all'asse delle ruote, dove si trova il differenziale. Tutto in un blocco unico, quindi troviamo frizione, cambio e differenziale. Per bilanciare il peso del motore, quindi lei ha metà del peso davanti, metà del peso dietro. Quella rottura di coglioni è che tu dal motore indietro hai questo cardano che gira quei giri del motore, che è un albero grosso, stendendo da 4, 5, 6, 7. Questo albero gira 7000 giri. Questo dà questo rumore strano dentro la macchina. Praticamente il motore adesso sta girando, ma la frizione è qui, quindi questo cardano è sempre in rotazione. Soprattutto abbiamo fatto un mashup, perché il cambio che c'è su adesso non è di una turbo, è di una Twin Spark, è un po' più corto. Il cardano è stato fatto un pezzo del motore turbo, perché sennò non si innestava sul motore. È un pezzo il cardano di una Twin Spark messo assieme. Gli ammortizzatori, come vedi, quelli gialli sono i coni. Ah vabbè, questo assetto un po' ribassato e... Questo motore che è il 36 barrato, queste sono informazioni che sono in pochi, ma solo le testate col 36 barrato sono quelle che hanno una lega di alluminio migliore, una fusione migliore, e sono le migliori. 36 barrato sono le stesse che montavano sulle IMSA e sulle Alfa da corsa, sui motori elaborati. Qui principalmente è stato sistemato l'intercooler, perché sennò il motore, se qui entra aria calda, va in detonazione, che non è in combustione. La detonazione sono le esplosioni spontanee che portano alla distruzione del motore. Prima che scocchi la scintilla con la candela, scoppia da solo la benzina. Quando il pistone sta salendo, scoppia. E poi arriva la scintilla e scoppia un'altra volta, quindi senti tatan. In pochi minuti quel tipo di effetto lì distrugge i pistoni, fa danni veramente molto forti. È il trauma più grande che può avere un motore, per cui la prima modifica che va fatta su una turbo è messo l'intercooler davanti, così passa l'aria, si raffredda molto di più. Se vuoi bene la macchina devi far subito sta roba qui. Sai perché poi abbiamo messo il cambio Twin Spark? Perché ora vogliamo andare con le gomme da neve o con le gomme chiodate su a fare il jau. È inutile avere un cambio lungo. La turbo ha un cambio da 240 km orari in piena quinta, quindi è troppo lungo. Questo è un cambio che mi pare a 210 km, 30 km in meno, ha un rapporto più corto. È un cambio un po' più debole, cioè i semiassi sono più sottili di quello del turbo. Il Twin Spark ha sempre gli stessi cavalli, perché ne dichiara 148, 155, siamo lì. Che è il 2000 a doppia accensione, con un rapporto di compressione altissimo. È il 2000 più efficiente che ha fatto l'Alfa. Però questa è una coppia molto più alta. Soprattutto qui, tarocchi due robe nel cofano motore senza fare nient'altro. La macchina arriva a 200 cavalli. È stata tenuta a 155 per il problema dell'intercooler. Andava a rovinarsi il motore perché non raffreddava abbastanza l'aria. E l'auto bloccante che ha dietro, e visto che la macchina, anche se parte a sgommare, sta ferma, è un'auto bloccante della Bacci. Bacci è un'azienda siciliana, mi sembra, che fa cambi per macchine da rally, cambi innesti frontali e differenziali autobloccanti. Su c'è un'auto bloccante della Bacci, solo quello costerà 4-5 mila euro, è una follia. Ok, darti un estintore, perché tutti quando vanno in giro con queste auto vecchie dicono che c'è il rischio che prendano fuoco, quindi vanno in giro con un estintore, lo mettiamo. Il motore ha la testata lavorata, lavorata vuol dire che sono stati
impianti allargati condotti di aspirazione di scarico, e se non fosse una 36 barrato sono lavori che diciamo non puoi fare. Poi è stata alzata la pressione della turbina e della benzina, quindi è stato sovralimentato di più il motore, okay, solo e unicamente perché abbiamo spostato l'intercooler, okay, l'abbiamo messo più grande. E lo scarico? Completamente vuoto fino alla parte finale, dopo c'è il silenziatore. Questo ha girato per un mese con lo scarico sotto porta. Quando correvano usavano lo scarico sottoportiere. Già dalle GTM, le vecchie Alfa, quelle. I sedili, questi sedili Recaro, sono un po' rovinati. Che è classico che si rovina lì. I sedili dell'Alfa prima serie sono introvabili. I sedili Recaro sono... Ah, questi qua sono i sedili originali? No, i sedili originali sono introvabili e si rovinavano come questi. Questi sono i sedili Recaro che hanno messo nelle serie numerate che hanno fatto dell'Alfa Romeo. Questi interni qui al giorno d'oggi, se messi bene, anche magari non hanno quelle cose, è un... Due sedili davanti, quello dietro a 3000 euro. È un classico che si rovinino lì. Il volante non è il suo, sarebbe di un'Alfetta GT, ma a me piaceva un sacco. Non è ovviamente in legno vero. Solo negli anni 70 facevano le robe vere. Anche quello lì mi è costato una giornata di lavoro metterlo su, perché l'ho dovuto adattare, segare, saldare. A te piace tribolare? Ma per una ne abbiamo tante, le altre non le abbiamo mai toccate. Te le ho comprate e messe lì. Ci vuole una marea di tempo. Tu qualsiasi cosa fai ci vuole una marea di tempo in ambito meccanico. Ma che ci abbiamo lavorato su un mese per fare queste modifiche qui davanti. L'intercooler è stato... Si vede. È saldato a pezzi a mano. È un'opera d'arte. Non finivamo più. Li abbiamo tagliati e saldati due volte. Vedi che qua c'è un porcambio di saldatura, perché li avevamo sbagliati a misura, abbiamo dovuto rifarlo. Mamma mia. Le luci come si spengono così? Sì, sì. Ah, ok. Non suonano. Questa è quella che se dimentichi i fari accesi resti a piedi. Che fine. Bella che è. Vedi la scrittina così? Questo ti fa capire che è una prima serie. O il fatto che ha i fari arancioni, perché poi li hanno fatti rossi. Ma in particolare la scritta vecchia così ti fa capire che è una prima serie. Questa ala qua non è della prima serie. Sarebbe piatta. Tiene sulle curve, però provala pian pianino. Nel senso, sì, sì, sì. Ci sono a volte che ti si presenta imprevedibile. La cosa intelligente che hanno fatto di queste macchine qui è che hanno messo un po' di peso davanti e un po' di peso dietro. Ha una stabilità incredibile. È come guidare un go-kart. Le Alfa dopo la 75, tipo quella merda di 156 lire, hanno motore, frizione, cambio, trazione, tutto qua davanti. Quindi tu al culo leggerissimo. Questa macchina qui ci correvano, hanno fatto il campionato Gran Turismo, hanno fatto rally, hanno fatto... Questa era una macchina totale. Questa ha fatto contro le BMW in Germania e gli davano via, ma correvano con il 1.8 turbo, 450 cavalli. Impianto aria condizionata. Che è stato tolto, tra l'altro, da qualche barbaro cane. E si capisce che ce l'aveva, perché il motore ha una 2 puleggi in più. E sotto qui doveva esserci il compressore dell'aria condizionata, ma qua è stato levato. Però già trovare una prima serie con l'aria condizionata è lusso. Dopo quest'ultimo appunto sono tornato a casa pronto per registrare il video che probabilmente avete già visto. Se dovete ancora vederlo ve lo lascio nella in alto a destra. Col finestrino, scusa, potevo andare in montagna col finestrino inverto, così mi viene un bronco tronco ronco a placche. Spero che questo video diverso dal solito vi abbia suscitato l'interesse che ha suscitato a me dal vivo. Scrivetemi cosa ne pensate qui sotto tra i commenti, li leggo sempre tutti, e penso che questo sia l'ultimo video di quest'anno, quindi ci vediamo l'anno prossimo. Auguri, buon anno, ciao.